Buonasera, era uno dei canti popolari di Carlos Guastavino, autore argentino del XX secolo e considerato il padre della musica popolare argentina. Proprio di musica popolare ci occuperemo stasera e abbiamo la fortuna di avere con noi Gabriele Mirabassi, che ci accompagnerà in un viaggio attraverso la musica sudamericana. La musica popolare è stata una delle tante attività che l'Accademia Filarmonica ha portato avanti, soprattutto nel secondo dopoguerra, e fin dal 52 addirittura al Teatro Eliseo si è organizzato un concerto dedicato alla musica popolare del Pakistan, appunto invitando la Compagnia Nazionale del Pakistan. Tante altre iniziative hanno portato la musica popolare di paesi europei ed extraeuropei alla Filarmonica, in particolare da quando c'è il Festival Estivo dei Giardini. E in tante edizioni del festival, appunto, il fatto che si attivassero delle collaborazioni con gli istituti di cultura e le ambasciate dei paesi, appunto, amici dei paesi, appunto, che avevano voglia di collaborare con la Filarmonica, ha fatto sì che si potessero mettere a confronto, appunto, le varie esperienze di musica popolare, tradizionali, che ci fosse appunto scambio e confronto che potesse arricchire tutti. Quindi, per citarne alcuni, quelli che anche negli ultimi anni sono venuti più frequentemente, hanno collaborato più frequentemente con l'Accademia Filarmonica, vorrei ricordare l'Iran, l'India, il Giappone, gli Stati Uniti naturalmente, molti paesi anche europei come la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Slovenia, appunto paesi anche dell'est europeo e naturalmente paesi sudamericani, Argentina, Brasile, Cile, Colombia. Quindi questo ha portato tanta ricchezza e tanta voglia di scoprire il mondo della musica popolare, che è un mondo che poi ha incuriosito nella storia della musica molti autori di musica colta e musica erudita. Approfitterei della presenza di Gabriele intanto per chiedergli se secondo lui esiste una musica popolare italiana, o ne esistono tante, ma musica popolare nazionale, qualcosa di riconoscibile come musica nazionale. C'è stata l'opera, naturalmente, che ha unito tutti, però qualcosa di veramente popolare nazionale. Ma io credo che l'Italia da questo punto di vista non è mai stata unificata, no? Nel senso, il problema nostro è che noi quando ci riferiamo alla musica popolare parliamo di un oggetto di studio etnomusicologico, no? Quindi la musica popolare da noi è ricerca di una tradizione che o sopravvive in piccole enclave, no? Penso al ballo tondo che c'è in Sardegna, penso alla pizzica in Salento, che poi è riuscita a diventare recentemente negli ultimissimi anni invece un fenomeno commerciale Certo. internazionale, ma insomma per anni è sopravvissuta in quattro paesini del Salento. Penso alla canzone romanesca, penso alla canzone napoletana, che è il nostro grande repertorio in realtà Però sono tutte realtà regionali, molte delle quali non sono sopravvissute, cioè smettono di adempiere la loro funzione di laboratorio di creazione di identità e non lo sono mai diventate su una scala nazionale, ma sempre riferito alle comunità di cui facevano riferimento. Forse la canzone di Napoletana più di tutte ha invece contribuito nel Sud Italia. Tutti cantano le canzoni, i pugliesi cantano canzoni napoletane come fossero le loro, no? Ma credo che sia l'unico esempio. Allora, io
penso che la grande, visto che noi poi alla fine questo programma di oggi lo stiamo costruendo intorno alla Latino America, la grande differenza che c'è fra noi e loro in questo ambito è che la musica popolare in grande parte del Sud America è una musica viva, ancora in atto nella sua funzione e neanche nella sua, nel suo sviluppo musicale, ed è ancora tutt'oggi un laboratorio di creazioni di identità. Da noi invece è andare dagli anni 70, quando c'è stato il grande movimento del folk revival, no? Noi abbiamo avuto grandissimi personaggi, De Simone a Napoli, ma soprattutto Carpitella e Roberto Leidi, che sono stati un po' gli inventori dell'elettromusicologia anche a livello internazionale. E loro avevano fatto un tentativo forte di riscoperta di tradizioni popolari e un tentativo non solo di studiarle in chiave musicologica, ma di riproporle in chiave unificante nazionale. Tentativo che è riuscito solo in parte, in questa sua seconda. Invece in Sud America questo ancora esiste, è vivo, e quindi la musica popolare esiste nella quotidianità di tutti, e non te la vai a cercare negli studi etnomusicologici o nei concerti più o meno folcloristici. Da noi, soprattutto con la cesura drammatica della guerra mondiale, mi sembra che la funzione che aveva la musica popolare è stata delegata a una nuova forma che del popolare ha perso l'are e è rimasto il pop. Cioè la musica pop internazionale ha sostituito la funzione della musica popolare. Ma da questo punto di vista noi abbiamo appena suonato appunto una canzone popolare di Carlos Guastavino. Guastavino per gli argentini è una figura centrale, no? Perché nel 1900 riscopre diciamo la musica popolare argentina, la mette, diciamo, la codifica in musica erudita. Infatti adesso il prossimo brano che eseguiremo è una vera e propria sonata in tre movimenti, piena di citazioni naturalmente popolari, e usando un linguaggio un pochino datato, se vogliamo dirlo, perché nel 1900 solo in Argentina c'era Ginastera, c'era Piazzolla, che facevano tutt'altro, cercavano di spingersi in avanti, insomma, seguendo anche quello che arrivava dall'Europa, insomma. Invece lui è rimasto molto ancorato, insomma, alla tradizione, ma è stato, come dicevo prima, il padre della musica popolare. Poi tutti sono praticamente partiti da lui per sviluppare questo filone importante. Vorrei leggerti una frase che lui ha scritto riguardo appunto alla sua idea di scrittura musicale, che la dice lunga appunto su quello che lui pensava fosse il compito di un compositore del Novecento. Lui diceva: amo la melodia, adoro cantare, mi rifiuto di comporre musica che possa essere scoperta e compresa solo dalle generazioni future. Quindi è esattamente quello che poi noi ascoltiamo e suoniamo quando appunto ci mettiamo a leggere le sue musiche. Quindi come lo vogliamo collocare? Ma noi quando ci approcciamo a questo tipo di mondo dobbiamo liberarci delle nostre sovrastrutture ideologiche di europei cresciuti nel post-guerra, no? Io e te apparteniamo a una generazione dove, quando eravamo ragazzini, il nostro riferimento era Teodor Adorno, era quel certo mondo lì, no? Tu hai conosciuto Berio di persona. Allora, quella cosa, quella strada che noi abbiamo imboccato a tutta birra in quegli anni lì, si è rivelata poi, mi sento di poter dire, salvo restando che ha lasciato dei capolavori imperituri, però di fatto è stato un po' un vicolo senza uscita, no? Nel senso che poi la musica, come dice Guastavino, le future generazioni devono poter fare qualcosa con la tua musica, deve entrare nel senso comune.
della musica di certo Novecento pochissimo è riuscito a fare quello. Per esempio Ligeti per via di Stanley Kubrick, no? Piuttosto che, ma sono pochissimi questi esempi. Per il resto è rimasta ad uso esclusivo e consumo di studiosi e sempre meno musicisti, tra l'altro, che la suonano. Mentre invece il tentativo dei Guastavino, ma anche per esempio di un'altra figura fondamentale che è Villa-Lobos in Brasile, è stato quello di dire: io sono brasiliano, partiamo da qui, perché devo fare il finto Brahms da un lato o peggio ancora il finto Boulez da un altro? Io sono brasiliano, il mio essere brasiliano, in che cosa? Il mio valore aggiunto, cioè quello che io posso far sentire che gli altri non possono, che cos'è? È la enorme ricchezza della mia musica popolare. E partendo da questo assunto è chiaro che tu prendi una strada completamente differente. Adesso noi stiamo per suonare una sonata di Guastavino, che non a caso si chiama Sonata, ed è una sonata a tutti gli effetti, con un primo movimento, con un bitematico trepartito, cioè proprio, no? La parte pianistica proprio è una citazione continua a un mondo tardo romantico, ma le melodie e spesso anche le sottilezze armoniche sono mutuate dalla musica popolare, ma gestite in chiave erudita. E qui si capisce proprio un intento fortemente ideologico in quello che lui voleva fare. Io devo dare dignità alla musica del mio Certo. popolo attraverso il codice che gli europei ci hanno importato, ma che può benissimo contenere il nostro contenuto identitario. A me sembra che sia questa la Bene. chiave. Sentiamo come suona, mettiamoci a suonare questo pezzo. Thank you.
Nella programmazione dell'Accademia Filarmonica. Fin dal 1969 l'Accademia ha iniziato a organizzare concerti jazz, diversi concerti sono stati fatti dal 1969 con la Roma New Orleans Jazz Band,
coordinata da Adriano Mazzoletti. Poi c'è stata una presenza preziosissima con il sestetto di Jerry Mulligan nel 1977. Era un periodo, tu mi raccontavi, che Jerry Mulligan Lui era stava sposato con spesso in una Italia, sì. contessa di Milano, quindi quando non era in giro per il mondo era qua in zona che si aggirava e spesso faceva anche cose con musicisti nostri. Anche la danza ha avuto musica jazz, voglio ricordare le Ballet Jazz di Montreal e nel Festival dei Giardini si sono organizzati molti appuntamenti jazzistici con Maria Pia De Vito, con musicisti in un ciclo molto bello che raccontava la storia del jazz, musicisti come Piera Nunzi, Roberto Gatto, Gianni Coscia, il giovane, giovanissimo era Enrico Zanisi. E quindi l'attenzione per il jazz, magari un po' minore, perché naturalmente il compito, diciamo, che si è dato la Premier Filarmonica negli anni è quello di portare avanti soprattutto la musica, tra virgolette classica, insomma, e quindi prima parlavamo della musica popolare che ha avuto una parte importante, il jazz comunque è stato portato, tra l'altro prima si parlava di compositori appunto importanti del Novecento, Mulligan è venuto quando era Luciano Berio, direttore artistico, quindi cioè, l'apertura era grandissima. E a proposito di questo, di apertura di questi grandi personaggi della musica classica verso il mondo del jazz, mi fa molto piacere leggervi quello che Alfredo Casella scrisse dopo il suo viaggio negli Stati Uniti del 1922, che è veramente qualcosa di rivelatorio della curiosità intellettuale che Casella aveva. Torna dagli Stati Uniti e scrive: fra tutte le impressioni sonore che un musicista può aver provato negli Stati Uniti, quella che domina ogni altra per la sua originalità, la sua forza di novità ed anche di modernismo, infine di dinamismo e di energia propulsiva, è senza dubbio la musica detta jazz. Dire che cosa sia il jazz è cosa impossibile, perché si tratta di un'arte fatta unicamente di improvvisazione continua, di incessante sforzo ritmico, di costante mobilità energetica. E sono parole di grande apprezzamento e di sorpresa di qualcuno che ha veramente scoperto un mondo nuovo, che non riesce per il momento ad afferrare, perché non riesce a capire del tutto, che però lo incuriosisce molto. Il jazz sappiamo benissimo che ha incuriosito moltissimi compositori che hanno cercato, insomma, di mettere ritmi jazz, armonie jazz nella loro musica. La forza del jazz, appunto, è che dà degli spunti incredibili. I due mondi, però, il mondo del jazz e il mondo della musica classica, almeno in Italia, sono rimasti separati per moltissimo tempo. Direi fino a pochissimi anni fa. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando, ma nelle stagioni concertistiche di musica classica era difficile trovare un concerto jazz, no? Come è arrivato il jazz in Italia e il pubblico era diviso, c'erano quelli che andavano solo ai concerti jazz e non a quelli classici, o Sì, viceversa? io purtroppo sono, in questo caso, devo dire purtroppo sono troppo giovane, perché sono nato nel 67 quando i giochi erano già fatti, no? Però avrei dato qualsiasi cosa per essere nel 22 a New York con un Casella, perché da quelle parole traspare la potenza dell'impatto, cioè tu immagina che cosa aveva ascoltato quell'uomo, un musicista di quel livello, che tra l'altro era uno studioso e un grande didatta di orchestrazione, no? Quindi il famoso trattato di Casella sull'orchestrazione,
Quindi aveva un fuoco molto speciale, per esempio, sull'aspetto timbrico della musica. Allora lui nel 22, se fosse come immagino stato a New York, con tutta probabilità quello che ha sentito era l'orchestra di Duke Ellington, che nel 22 suonava il Cotton Club. Quell'orchestra lì aveva rivoluzionato il suono della musica, perché quelli suonavano strumenti come i nostri. Cioè, non è come quando senti gamelan balinesi o che dice un suono totalmente nuovo, esotico, eccetera, ma prodotto da degli Che noi non oggetti abbiamo, certo. differenti. Quelli avevano la stessa tromba, lo stesso trombone, lo stesso clarinetto, lo stesso pianoforte che suonavamo noi, ma ne tiravano fuori un suono assolutamente inusitato. No? E nel momento storico, perché poi nella musica quello che è fondamentale è lo Zeitgeist, no? Come dicono i tedeschi, cioè lo spirito del tempo. Il jazz, dal primo decennio del Novecento fino alla fine degli anni 70, rappresentava veramente la novità. Veramente in America era una musica che raccoglieva il suono di quell'epoca storica, di quel luogo, di quella comunità, no? E quella potenza, come, esattamente come la musica di Verdi da noi qualche secolo prima, no? E quindi non è solo, sono bellissime quelle parole di Casella, perché si sente proprio lo shock. Cioè, così, boh, io non lo capisco che stanno a fare, ma mi è arrivata addosso una botta che la devo digerire e che giustamente, con l'onestà intellettuale e la competenza di un musicista, non c'era modo di negare o di sminuire, non c'era modo. Allora, il problema è complicato perché si innesta anche su una questione che è razziale, che tra l'altro è di drammatica attualità ancora oggi, no? Certo. Quando uno pensa che queste robe fanno parte di, hai visto il caso Floyd, cioè, come se non fosse cambiato nulla. Però immaginati in quegli anni lì, in quegli anni lì ancora nel sud degli Stati Uniti vigeva la segregazione per legge. Quindi, quale musica classica? Cioè, non è che potevi far entrare un nero, anche se suonava Chopin, non potevi farlo entrare in un teatro dove si suonava la musica classica. Quindi la separazione era nei fatti. Cioè, Sì. non... E questa cosa è durata molti anni. Paradossalmente, in Europa e ancora più forse in Giappone, i primi musicisti neri dopo la guerra, molti sono venuti qua a combattere, no? E poi sono rimasti. Quindi soprattutto Parigi, ma anche il nord Europa, Copenaghen, la Svezia e qualcuno anche a Roma, sono rimasti qui. Sono rimasti qui e con grande loro stupore hanno avuto un accesso a delle opportunità che negli Stati Uniti per loro erano molto più difficili. No? Però il jazz in questi anni di cui stiamo parlando, anche nel dopoguerra, era veramente appannaggio di una specie di tribù. Io ne ho vissuto l'ultima coda ed era molto emozionante. Cioè, quando andavi anche in queste città di provincia c'era in ognuna un jazz club. Ma il jazz club non era semplicemente un luogo, era proprio un consorzio di personaggi innamorati alla follia. Collezionavano dischi, sapevano tutti i percorsi dei singoli artisti, tutti gli aneddoti della loro vita privata e si spesso autotassavano per invitare i loro beniamini a suonare nei loro. Cosa che in parte ancora è sopravvissuta un po' nel nostro ambiente jazzistico e che lo rende così bello e così vivo, no? Io ricordo prima a proposito di questo, proprio dell'autotassazione per invitare a Montecatini, io ero bambino, proprio erano i primi anni, i primissimi anni 70, Vedi? Chet Baker, che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, andare a sentire Chet Baker. È perché mio padre era jazzista e quindi Vedi? Che tra l'altro lì da quelle parti l'hanno anche arrestato può darsi, non lo so, poi. però ecco, è stata un'esperienza meravigliosa. E mi ricordo di questa autotassazione, sì, perché Cioè, perché era volevano proprio la assolutamente passione. averlo, La sì. cosa bella, dal mio punto di vista, è che non c'erano istituzioni che garantivano questo. Cioè, era totalmente fuori dal circuito istituzionale, però aveva un suo pubblico, veramente una vera e propria tribù di riferimento che ne garantiva la vitalità internazionale. No? Certo, sì. Adesso è cambiato molto, perché il jazz è stato infiltrato dal mercato, da tutta una serie di cose che hanno antropologicamente cambiato anche il mondo degli appassionati, no? In qualche modo. Però
Però ancora lo zoccolo duro resiste e questa esperienza della filarmonica con i nomi che mi hai fatto, io immagino, anzi so che uno dei principali lottatori che ha consentito questa cosa è stato Adriano Mazzoletti. No? Adriano Mazzoletti è un esempio di questa cosa. Lui aveva un lavoro in Rai, ma era un batterista, bravo, e un appassionato, sfegatato, studioso. E lui con i suoi amici ha creato e con le sue relazioni. E la sua credibilità personale, cioè ha messo in gioco tutta una serie di cose per forzare perfino la filarmonica ad aprirsi. Però l'ottica è sempre quella, capito? Cioè, no, non c'era un luogo istituzionale. Per esempio, pensare oggi che il jazz è entrato nei conservatori, Certo. cosa della quale io tra l'altro ho delle grandi riserve su questo, però di fatto da un certo punto di vista è un riconoscimento finale, importante, ma se voi pensate, no? Quando tu dici Miles Davis, per esempio, che è una delle figure fondamentali della storia del jazz, ma paradossalmente anche quello veramente meno accademico, anche nel suo approccio strumentale, no? Cioè, voglio dire, suonava una tromba minimale rispetto alle possibilità dello strumento, ma in un modo in cui nessuno l'aveva mai. Eppure, quando leggi la biografia di Miles, ovviamente parliamo degli anni fine anni 30, primi anni 40, lui è andato a scuola di musica. E dove è andato a scuola di musica? Alla Juilliard School of Music. E Certo. secondo te a studiare cosa? Jazz? Ma No, non no, stava ancora certo. inventando lui il jazz, quindi glielo insegnava. È andato a studiare musica classica. C'è anche nella, poi, il problema del jazz che è condannato ad un'aneddotica, no? Che appunto prevale il racconto razziale e il disagio esistenziale, tutto questo grande periodo dove il jazz è stato sinonimo di uso di sostanze stupefacenti, c'è anche insomma, un côté molto drammatico nella storia del jazz che ha lasciato vittime. Però prevale questo nel racconto piuttosto che il merito musicale formale. La musicologia jazz è da pochissimi anni che sta utilizzando un criterio più scientifico e meno aneddotico nel racconto della storia di questa musica, perché è anche più difficile. Non è cristallizzata, non è ferma, non c'è l'archivio di Lipsia con le partiture di Bach, No, non certo. c'è niente, c'è gente che ancora la fa Sì. e oggi la fa domani la fa diversa da come l'ha Certo. fatta ieri, quindi è oggettivamente un campo più difficile. No? Però di fatto il jazz è una musica che nel momento in cui entra nelle istituzioni e perde parte della sua specificità e rischia di. Il jazz, come dice benissimo Casella, è anche una cosa estremamente difficile da definire. No. E più va avanti e peggio è, perché jazz comunque è il prodotto tutto americano di un pentolone ribollente, che era quella terra, voglio dire, New Orleans, dove tutto è cominciato, poi è proprio il simbolo di questo, no? La città de porto, de mare, con italiani, irlandesi, schiavi africani liberati, tedeschi, un'accozzaglia di gente che veniva da tutto il mondo in quel clima del sud degli Stati Uniti, proprio era come un minestrone che bolliva e ciascuno di queste Portava, etnie portava dentro un ingrediente e fuori è uscito miracolosamente sto coso che ha cominciato, continuato però il pentolone a bollire e ciascuno che ci è passato vicino a sto pentolone, che poi è diventato sempre più grande, sempre più globale, ha continuato e continua tuttora a mettere ingredienti. Di conseguenza, il sapore del minestrone non può essere mai lo stesso. Quindi, nel momento in cui tu riesci a definirlo il minestrone, è già cambiato. certo. E questa è parte del fascino e della difficoltà delle istituzioni e del mondo della musica classica, che è abituato a ragionare a bocce ferme, semplicemente, cioè non su un oggetto vivo, ma su una partitura. Cioè Sì. lì si parte da una partitura. La partitura ferma una situazione e consente un certo tipo di profondità di indagine, di analisi, anche storiografica, oltre che formale, eccetera, eccetera. Nel jazz tutte queste opportunità non te le dà, per cui devi cambiare il modo di guardarlo. Cioè di fa
la griglia di decodificazione, se tu prendi quella della musica classica, la musica classica la sovrapponi al jazz, non lo capisci, no, certo. No, non ti restituisce lo stesso risultato. Senti, a proposito di Pentolone, a un certo punto nel Pentolone è arrivata la bossa nova, no? Di Jobim. Sì. No, nel Pentolone è arrivato il Sud America dall'inizio. Sì, certo. Dall'inizio. In quella famosa orchestra di Duke Ellington che ha sentito Casella, c'era un tipo che si chiamava Juan Tizol, che è il compositore tra l'altro della famosa Caravan di Duke, sì, Ellington, che veniva da Puerto Rico. Soprattutto con l'area caraibica il rapporto di avanti e indietro di influenza è stato sempre strettissimo. Il Brasile è un altro mondo, non parliamo di quello, se no stiamo qui fino a domani, però la musica di Jobim per me è del motivo per cui insieme poi abbiamo scelto di farla, sì, un esempio adesso. È un esempio fulgido di un compositore di canzoni che ha studiato musica erudita, e si sente molto bene. Lui faceva, da ragazzo faceva l'orchestratore per le case discografiche, quindi era capace di gestire un'orchestra, di orchestrare, cioè non era un autodidatta. No. Era un giovane di buona famiglia, no? Nella Rio de Janeiro degli anni 50. A un certo punto incontra João Gilberto, che da Bahia era venuto a Rio, che era un chitarrista e un cantante, un personaggio che da Bahia aveva portato il samba di Bahia, che è un ritmo popolare per l'appunto, ma ne forniva una sua interpretazione assolutamente personale, come se fosse stilizzata. Immagina un disegno a matita di un samba, invece che l'intero quadro, sì, o la fotografia. Un disegno a matita con le linee e il tratteggio essenziale. No? L'incontro fra i due è stato devastante, perché Jobim, João non era uno che scriveva, ma era fondamentalmente un interprete, e Jobim gli ha fornito un'infinità di materiale di altissimo livello sul quale l'intervento interpretativo di João Gilberto ha costruito un linguaggio nuovo che si è chiamato bossa nova. Ma la bossa nova aveva fra i suoi elementi, oltre alla stilizzazione del ritmo di samba e la peculiare voce e modo ritmico di gestire il fraseggio di João Gilberto, aveva in questo ulteriore pentolone un ulteriore elemento di influenza forte, che era quello delle armonie che venivano dal jazz, che in quegli anni era la musica dominante. Stiamo parlando a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60. Il jazz era nel fulgore, nel massimo del, certo, suo splendore. E, tant'è che la bossa nova, che era cominciata come un movimento intellettuale riservato nemmeno a un paese, il Brasile, nemmeno a uno stato, Rio de Janeiro, nemmeno all'intera città di Rio de Janeiro, ma alla zona sud di quella città, immaginare i Parioli, e basta, e a Centocelle non c'era arrivato. Perché quello era, infatti parla di la ragazza di Ipanema, cioè, certo, di un'area molto circoscritta, socialmente, naturalisticamente, cioè, attraverso l'esplosione che ha avuto quando l'hanno portata in America per la prima volta, perché ha immediatamente conquistato l'attenzione di due personaggi che facevano riferimento al mondo del jazz. Il primo Stan Getz e Sinatra, e il secondo Frank Sinatra. Attraverso di loro la bossa nova è diventata la musica popolare brasiliana che ancora oggi ha conquistato il mondo, ma è nata come quasi una musica di quartiere. No? Incredibile. Questo è incredibile, però di fatto fino ad oggi a me la cosa che mi emoziona molto è che tu ti metti in gioco su questo, perché suonare con un piglio erudito quel tipo di repertorio, quindi operando un'ulteriore stilizzazione, cioè il disegno non è nemmeno più un disegno a matita, sono proprio il tratteggio diventa, ne esalta ancora le valutà, le qualità, i valoriali intrinseche da un punto di vista linguistico, certo, perché suonandolo, cioè, poi ti entra nel corpo, ogni accordo è una goduria, e in quella la gestione delle melodie, quei cromatismi che noi riconosciamo venendo da di qua,
tutte le provenienze, certo, no? Ci certo. senti tutto, da Chopin a Debussy, perfino Schubert, cioè, e magari in una battuta sola, ma certo. e il modo miracoloso in cui è finita nel calderone, e in cui questa cosa è stata risputata dal calderone, e il modo in cui noi oggi ci possiamo permettere di riaffrontarlo su altri presupposti, ragazzi, per me è una cosa potente e comunque infinitamente piacevole. Assolutamente. Dai, suoniamo quindi ecco. questa fantasia di Jobim. Di Jobim. Thank you.
Gabriele, i nuovi compositori di musica popolare, soprattutto sudamericana, Sì, perché appunto. sono quelli che io conosco meglio e soprattutto perché in Sud America e ancora più specificamente in Brasile, loro hanno una categoria che a me mi fa impazzire, che chiamano MPB, che vuol dire musica popolare brasileira, che comprende da Villa-Lobos al ragazzino che oggi sta facendo il rap nelle favelas. No, e questa è una cosa grandiosa, come noi, se noi avessimo una categoria estetica dove possiamo senza stress mettere da, non dico Palestrina, ma da Verdi tranquillamente fino a Jovanotti. Ecco, purtroppo non possiamo per varie ragioni, senza entrare in polemica, però in Brasile c'è stata una stagione incredibile negli anni 60-70, che noi definiremmo di cantautori. Ma che cantautori, ma che cantautori? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, gente che faceva se fosse nata 100 anni prima sarebbero stati lead di Schubert, quello lì. No, cioè, Assolutamente, il Edu livello Lobo, cioè, musicale ma cose incredibile. incredibili, sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista testuale. Testuale, sì. E lì c'è la poesia grande. E l'impatto che avevano sulla società che vivevano, lì c'era la dittatura militare in quel periodo, insomma, era gente che veramente lasciava un impatto forte sulla creazione della loro società. Poi c'è stata, parallelamente a questa, una generazione di musicisti che invece erano compositori strumentali, che spesso sono un po' tenuti da parte, per esempio, la figura che gli somiglia di più e più conosciuta è quella di Piazzolla. Piazzolla però è stato in qualche modo maneggiato meglio dai musicisti classici fuori dall'Argentina perché ha investito in editoria, cioè si trovano delle parti da leggere Certo. nei suoi pezzi e anche suonabili da gente che anche se non è proprio nata nel quartiere del tango di Buenos Aires, le mani in qualche modo ce le mette. Nella musica di Egberto Gismonti, per esempio, ancora meno in quella di Hermeto Pascoal, invece non ce se la fa, perché pur, per esempio, Gismonti è stato allievo di Nadia Boulanger, come Piazzolla, no? Quindi è un musicista che utilizza un'infinità di materiale, anzi il materiale che utilizza è interamente popolare, ma il trattamento rimane Sì, colto, ma certo. colto alla brasiliana, e non interamente annotabile. E soprattutto di una complessità ritmica talmente mostruosa, anche perché lui scriveva per se stesso, scrive per se stesso che è un virtuoso esagerato, di diversi strumenti, ci sono sia il pianoforte che la chitarra allo stesso livello. E loro sono i grandi dioscuri, soprattutto Hermeto e Egberto, di quella che oggi continua ad essere alimentata dalle nuove generazioni. Adesso noi suoniamo un pezzo di André Memari, che è un quarantino, 45enne ormai quasi, mi sa, compositore di San Paolo, e che a pieno diritto lui è un esponente importante di questa generazione che segue la lezione di Egberto e di Hermeto. La cosa interessante è che lui non solo è impregnato come i suoi predecessori della loro tradizione, ma individua nel suo papà spirituale, in quanto brasiliano, il nostro Domenico Scarlatti, che lui chiama Scarlacci, che era amico di Vivaldi, Fresco Baugi. Lui ha uno studio di registrazione meraviglioso in mezzo alla foresta tropicale, sulle montagne fuori San Paolo, che si chiama Montevergi. E allora, questi riferimenti, lui, che sono ovviamente sentimentali, cioè lui è innamorato di quella musica lì, giustamente, ma non è solo un amore musicale di musicista, è anche un andare a cercare in qualche misura un'origine di due cose. Uno che nella musica popolare brasiliana condivide con la musica barocca, e per cui si capisce il grande attaccamento con Monteverdi, la teoria degli affetti, in realtà, no? E anche nel modo in cui abbiamo suonato Jobim prima, in alguni temi, per esempio il primo è uno Existo sem você, visto io tentavo di fraseggiare come se stessi parlando, come se stessi declamando un testo, non né col fraseggio che avrei fatto se fosse stato
musica da camera anche libera, ma non recitata, tantomeno una canzone con un ritmo. Perché questo nella musica brasiliana è fondamentale, e al cantante è richiesto un tono di conversazione. E questo è barocco puro. Ma poi Scarlatti, perché Scarlatti? Perché Scarlatti era il maestro a Lisbona, era il maestro di cappella a Lisbona, e ovviamente i colonizzatori portoghesi del Brasile hanno portato la musica di Scarlatti come modello principale. E i grandi musicisti che ci sono stati, anche Mulatti tra l'altro, e anche mezzo indios nel Brasile del Settecento, perché c'è una scuola barocca in Brasile, ancora per niente conosciuta qui, ma molto interessante. Erano tutti fedeli, seguivano la moda del grande maestro che arrivava da Lisbona, che era Scarlatti. Per cui adesso noi suoniamo uno choro, che è proprio una forma strumentale tradizionale profonda della musica brasiliana, sulla sonata K466 di Di Scarlatti. Scarlatti. Ed è bellissimo come lui riesce con una naturalezza e senza nessuna paura, che è la cosa tipica che hanno loro rispetto a noi, senza il peso, con una leggerezza che è propria di quel Passare dal popolo, a entrare e uscire dallo scioro a Scarlatti senza che tu quasi te ne renda conto anche suonandolo. Bene, con questo vi lasciamo. Io ringrazio davvero tanto Gabriele per la Maestro, per sua. me è un onore ogni volta che ho a che fare con lei. Sul Grazie, per me è serio. un onore e ti ringrazio di avermi accettato, Veramente diciamo, viceversa. diciamo, in un linguaggio per me non usuale. E quindi grazie a Gabriele, grazie a voi tutti per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento.